Grazie Presidente, io vorrei intervenire davvero perché ci tengo a ringraziare tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione, perché questo forse è uno dei temi diciamo afflitto questa consiliatura, un tema che è nato sotto la nostra consiliatura, che abbiamo cercato di gestire al meglio, non senza difficoltà, e questo l'abbiamo sempre ammesso in maniera onesta e ci siamo dati da fare per dare le risposte adeguate ai cittadini. A volte ci siamo riusciti con maggiore successo, a volte meno. Quindi per me questo ordine del giorno è importante perché quando si vuole si riesce a lavorare tutti insieme e bene, maggioranza e opposizione. Questo ordine del giorno, secondo me, dà la misura che quando uno è onesto intellettualmente non ha bisogno di nascondere le difficoltà, oppure di mettere la testa sotto al tappeto, perché le difficoltà ci sono, si affrontano e si superano, proprio perché ci si sente amministratori di una città con il primo compito di dare risposte adeguate ai cittadini. E in ultimo vorrei dire, per me questo ordine del giorno è importante per una ragione, perché noi siamo quasi alla fine di questa consiliatura. E il sintomo, se l'ho presentato, del fatto che non si può pensare solo al presente quando si amministra, ma che bisogna sempre avere lo sguardo al futuro. Quindi è importante, qualunque sia e sarà l'amministrazione che dovrà governare Roma nei prossimi 5 anni, avrà comunque ancora a che fare con questo tema, con queste necessità, e noi responsabilmente quindi presentiamo un atto che vuole essere proprio un segnale per il futuro, quindi non guardare soltanto ai prossimi giorni, ai prossimi mesi di campagna elettorale, ma anche costruire qualcosa per il futuro, perché è quello che poi interessa ai cittadini. Grazie, ovviamente il voto favorevole della maggioranza.